Mi avete chiesto un video lungo e questo lo è. Se vuoi saperne di più sulla mia azione, in descrizione ti lascio un po' di link per approfondire. Per il resto ci leggiamo tra i commenti. Buona visione. Allora, queste sono le Royal Runs, sono andate troppo su. Tra l'altro, quando sono andato allo Spannabis, si sono avvicinate alla lampada e si sono bruciate in cima. In realtà stanno iniziando i prefiori. Il problema è che è veramente andata troppo in alto, cioè mi sono perso tutto questo spazio qua, che sono più di 20 centimetri, saranno 30 centimetri. Prima del primo nodo, altri 15, il secondo nodo e poi 10, poi vanno a diminuire ovviamente perché gli ho iniziato a dare luce, però appunto 40-50 centimetri sono di nulla. È arrivato troppo vicino alla lampada e quindi non può continuare così, anche perché fiorendo fa un po' di stretching, quindi continua ad allungarsi. Quello che ho pensato di fare è quindi tagliarla, fare una specie di topping ora, anche se è tardi, lo so, però comunque sì, altrimenti arriva la lampada, non la posso alzare di più. Se la toppo qua, più o meno, guadagno, sì, in realtà poco, però vabbè, un 20 centimetri e questi due qua mi diventano gli apicali principali. Mi vado a perdere però 1, 2, 3, 4 e 5 infiorescenze. Non è il momento giusto perché è già iniziato questa fase di prefioritura, sono autofiorenti, quindi non andrebbero toppate, quindi tutto ciò che non va fatto lo sto per fare. Quest'altra ancora è rimasta un po' più bassa, ancora sì, anche questa c'ha i primi prefiori. Spero non si continui ad allungare di più, altrimenti mi toccherà trovare una soluzione anche per questa. Però dai, ragazzi, non... cioè, è vero che è un qualcosa che non porta nulla, un esperimento un po' fine a se stesso, però sono piante, sì, che se avessi una lampada più alta, potessi tenere più in alto, anche ok. Però vedete, l'errore iniziale di non dargli luce poi diventa un disastro durante tutta la crescita, cioè quindi è un qualcosa che va risolto il prima possibile. Forse se abbiamo dei gambi lunghi e non riusciamo a sotterrarli ancora di più, tanto vale rimettere dei nuovi semi. Questo è, quindi farò questa cosa che non va fatta, si toppa. Qua è abbastanza in alto per non avere un ritorno di linfa. Vai, non ci penso troppo, se no non lo faccio. È venuta via tutta la cima, vedete com'è all'interno, è in salute, stava bene, sta bene. Il taglio è così, speriamo si cicatrizzi presto. E ora quello che succederà è che queste due cimette qui inizieranno a crescere al posto dell'apicale di prima. Spero non diventeranno troppo lunghe, altrimenti mi si ripresenterà lo stesso problema di prima e taglia e taglia, alla fine non rimarrà nulla. Vediamo come reagisce. Ripeto, è una cosa che non va fatta, però non ho trovato veramente alternative, quindi è andata così. Niente, queste sono le ex piccole Royal Runs. Questa è la situazione, sono veramente strecciate troppo, però guardate che belle. Lei è quella che sono andato a toppare. Che ora ha sviluppato queste due cime qua, che comunque vanno sempre troppo in alto e ancora sono molto indietro come fioritura, a differenza di quest'altra. Guardate qua, lei è proprio venuta su bene, sta fiorendo. Ovviamente ancora ci vorrà un po'. Qua c'è questa foglia che non, sì, non è secca. Come sì, se fosse cresciuta arricciata, però qua giù c'è veramente poca luce. Dovrei defogliare, sì, forse devo levare queste qua. Sì, guarda la differenza da così. Beh, sì,
starebbe effettivamente molto meglio, quindi poi lo faccio. Levo lei. Boh, lei qua non è che fa particolarmente ombra a nessuno. Queste sono tutte cimette che stanno crescendo, ma hanno troppa poca luce. In questo caso defogliare aiuta, aiuta, aiuta. Mi hanno mandato queste cesoie. Sono veramente comodissime per fare questa cosa. La situazione dopo questa cimatura è questa, vista dall'alto. Cioè ci sono le quattro, eccole qua, quattro cime principali che si stanno formando e sotto ci sono queste altre. In realtà c'è anche, guardate anche queste, sono cime che possono crescere. E gli andrebbe fatto una specie di scrog, solo che con questa struttura è... Come lo faccio lo scrog? Cioè, o leggo con dei fili ai vari pali di qua, però ecco, sono due. Cioè, non ho come nell'agrobox tutti i quattro lati da usare per poter fare una tiratura di questo tipo. Ho iniziato ad aggiungergli ora giusto un po' di potassio. Questa qua mi piace proprio, cioè non ha fatto tutte le cime laterali. Cioè ci sono, ma sono qua, ecco, non avendo la toppata, e crea questo bel cimone qua. Poi non si riempirà probabilmente, anzi credo proprio di no, che i fiori non saranno il massimo, perché cioè la situazione, ripeto, è questa, quindi non si può pretendere tanto. Però è una bella pianta. Qua c'è tutta la vegetazione che aiuta ad assorbire quel poco di energia che comunque filtra. E ho lasciato anche queste, solo queste due cimette qua. Non perché possono dare dei fiori, ma boh, non lo so, voglio vedere come proseguono prima di tagliarle.